mi piace quando piango, anche se poi cade, se il mondo non mi sogno di morire di sete. Sentite ragazzotti, Annalisa non fa per voi, è chiaro? Non sarete mai popolari, ok? Non lo so, Dance, ma a me piace la canzone. Ehi, sta zitto, Dance, non osare dirglielo, ok? Non capisco, qualcuno ha squittito qualcosa del genere per caso? A qualcuno non piacciono le canzoni che cantiamo? O forse qualcuno vorrebbe essere Annalisa? Che cosa stai dicendo, Puzzle? Ai ragazzi più fichi della scuola non piacciono le scorregge. Caramellina mia, hai sentito che sciocchezze? Sentiamo, perché dovrei essere geloso di voi? Ho la ragazza più carina del campus, ok? E non solo, ho lo skate più costoso, gli occhiali da sole di marca e mio padre ha promesso di darmi le chiavi della sua auto il prossimo fine settimana. Vi brucia, eh? Guardate che il mio Benji nemmeno vi vede, lui è un ragazzo davvero cool. Sei geloso di me, lo capisco, ma ascolta il modo in cui canto in freestyle, tesoro. Sì, certo, tu un freestyler. Tanto ormai ci riescono tutti. Oh, ma che carino, il nostro bambino ha preparato e composto una poesia mentre mangiava i suoi cereali. Sentiamo, perché dovrei prepararmi una poesia quando sono già famoso in tutta la scuola? Cavoli, raga, sembra che Camilla stia per litigare con i giocatori di basket. Cavoli, andiamocene, ci sarà una rissa e ci faremo male. Forza, rilassati, nerd. Vediamoli, mi piace quando qualcuno litiga. Ascoltami, tu non sei una star. Anzi, ti abbatterò nel giro di 1, 2, 3 secondi. Forza, distruggimi. Ragazzi, smettetela di litigare, Benz scherzava. Già, non vogliamo una rissa. Sentite, non stavo scherzando, sono pessimi a cantare. Ragazze, statene fuori, è chiaro? Camille, perché non li prendiamo a calci nel culettino e ce ne andiamo via di qui? Anzi, nel culettone. No, questa è la mia battaglia e lo distruggerò io stesso, ma non in una rissa, ma in una battaglia rap. Basta, scimmioni, che cosa volete da mio fratello? Cos'è, siete a caccia di problemi? Potremmo triplicarveli. Risolviamo la questione come persone normali. Nessun combattimento, ok? Vattene se non vuoi essere preso a calci nel culettone. Niente, era solo un suggerimento. State zitti, perdenti. Senti, ci vediamo oggi dopo la scuola per una grandissima battaglia rap. E sai, ti batterò. Ti conviene prepararti a perdere, ragazzetto? Certo, come no, credeteci. Ragazzi, andiamo, forza. Andiamo, caramelloccia. Sì, che è una golosità. Pippo, cavoli, avevo detto niente senape. Perché l'hai messa lo stesso? Io sono allergico alla senape. Cosa? Un hot dog senza senape non è un hot dog. È solo una salsiccia in un panino. Non lo mangerò mai e poi mai. Rivogli i miei $2. E anche i miei, mangiatelo tu questo. Purtroppo non posso, li ho spesi per il mio cibo, capisci? Mi interessa se li hai spesi. Io voglio restituire il mio hot dog. Ma ti ripeto che gli hot dog non sono rimborsabili. Siediti, Fresh. Abbiamo grandissime novità. Esattamente, perché sappiamo come racimolare una marea di soldi. E come avete intenzione di fare tutti questi soldi? Bubble, dia loro il nostro business plan. Molto semplice. Venderemo gomme da masticare a tutti durante la battaglia rap. Esatto, bro. Un sacco di gente in un posto con un'atmosfera molto tesa e arriviamo noi con le nostre buonissime gomme. Santa madre delle gomme da masticare, è un hot dog delizioso. Ingoierò anche la mia lingua. Vedete, raga? Anche a Dylan piace la senape. Ehi, nerd, ti piace la nostra idea? È un'idea idiota. Ti sto per prendere a calci nel culetto. Provaci. Cosa? Pensi che non lo farò? Bubble, rallenta. Ponka, questo lo mangi? No, scordatelo. Allora mi sacrificherò. Ti farò capire meglio la mia grande idea. Fallo. Fresh ha ragione, la vostra idea è davvero stupida. Dovremmo vendere acqua, non le gomme alla rissa, perché farà caldo e la gente sarà setata, capito? È un'ottima idea, Ponka. Vendiamo l'acqua del rubinetto. È gratuita e guadagneremo molto di più. Che saporosità proibita! Vi avevo assegnato il compito di imparare una poesia. Spero che siate tutti preparati e ora verificheremo. Vediamo a chi toccherà, ragazzotti. Io direi... Beh, che dire... Camille! Cavoli, perché sono sempre io il primo? Ascoltiamo tutti Camille, ragazzotti.
Non insegno poesia, le compongo con maestria. Insegnante Max, non lo sapevi, ma che magia! Hai scelto il nostro campus per un motivo, è una meraviglia, perché qui siamo tutti una famiglia. Wow! Cavoli Camillo, sei stato impressionante! Ti do il voto più alto possibile, siediti! Bro, hai spaccato! Sei uno schianto, bro! Uno schianto di schifezza! Molto bene, chi altro vuole sorprendermi oggi? Prof, io, la sorprenderò, la prego, io! Nessuno, ragazzi? Io la prego, prof, mi vede, riesce a vedermi? Vedo che proprio nessuno vuole farlo. Ma cavoli, mi vede, la sua memoria! Perdenti, mi vedete? Sì, purtroppo ti vedo. E allora perché lui non mi vede? Prof Max, Benz è pronto a unirsi al consiglio e sorprendere non solo lei, ma tutto il campus. Che cosa? Ottimo, Benz, vieni pure qui vicino a me. Laura, perché l'hai detto? Non so nessuna poesia, cavoli. Che c'è? Fai il perdente, vuoi che Camille ti picchi di fronte a tutti? Vai e dimostra che il ragazzo mio è il migliore di tutti! Ehi, Camille, il nostro amico ti farà vedere chi è il capo. Come no, si cacherà nelle mutande. Il mio Benz è il migliore. Inizia pure, Benz, ti stanno aspettando tutti. Una lepre uscì sulla veranda, che scena serena, e tutto per grattarsi la schiena. Allunga la mano, c'è un po' di vento, ma che strana sorte, vola via a parte. Ho capito bene o Benz ha detto quello che ha detto? È esattamente quello che ha detto. Siamo totalmente fregati. Santa caccolina. Cavoli, la mia poesia sulle margherite era molto più bella. Scusa, Benz, questa che cos'era? Sei pazzo o cosa? Era la mia poesia, prof Max. Benz, che robaccia. Ti darò il voto più basso possibile e aspetterò i tuoi genitori domani. Forza, vattene di qui. Va bene, prof Max. Tu hai rovinato tutto, Benz. Scusami, caramellina. Bene, la lezione è finita. Devo dire che oggi Camilla gliel'ha cantati a Benz. Era solo il riscaldamento, stasera la battaglia lo farà fuori. Oh, Moon, perché sei seduta qui? È una giornata che cerco il mio topo. Moon, che problema c'è? Scendi in cantina, ci sono un sacco di topi, scegli quello che ti piace di più e hai fatto. Grazie per l'idea, ma sono già scesa in cantina e non c'è neanche un topo. Io so come aiutare Moon, ci serve del formaggio. Tutti i topi amano il formaggio e arriveranno di corsa per l'odore. Stiamo arrivando. Ragazzi, ieri ho visto Bigfoot ed era grande così, sapete? Pippo, non è vero. È solo un bugiardo. Ehi tu, vieni qui, forza. Perdente, sei nei guai, hai capito bene? Ma io non ho fatto niente, cosa volete? Lasciatemi andare. Esatto, è perché non hai fatto nulla, ok? Avresti dovuto fare qualcosa. Allora vuoi essere un ragazzo duro? Uno di noi. Che cosa? Vuoi fare parte del nostro team, la squadra di basket, intesi? Allora? Cosa posso? Davvero? Sì che puoi, ma attento, perché ti schiaffeggerò con la mia mazza. Beh, direi che sarebbe molto bello farne parte. Sarai un cestista solo se mi scriverai dei freestyle fichi per la battaglia con Camille, in modo che io possa strofinargli quel nasino. Ma ragazzi, qui siete nel posto giusto. Io sono cresciuto per le strade della mia città, quindi il mio rap vale un sacco di soldoni, intesi? Yuhu! Non essere presuntuoso, ricciolino. Guarda che devo vincere, ok? Se Benz perde, tu sei caput. Allora che ci fai ancora qui? Bene, ho capito, raga, è tutto chiaro. Considerati già vincitore, perché Dylan non delude mai il suo bro. Penso che sarà un totale fallimento. Questo funzionerà! Mandy, Mandy, dove sei? Abbiamo qualcosina per te? È tutto inutile. Le troveremo! Mandy, Mandy, dove sei? Cos'è? Siete cieche? Sono qui! Sappiamo che sei qui, ma non cercavamo te. Ascoltami bene, piccola Moon. Nel campus c'è solo una Mandy e sono io, rappresentante del campus e mano destra del prof Max. Mandy, rilassati, sappiamo che sei la rappresentante del campus e che cercavamo il topolino di Moon. E per pura casualità si chiama proprio Mandy. Moon, cos'è? Sei stupida?
Sei tu quella stupida! Mandy, sei qui! Ma di che diavolo stai parlando? Non c'è nessun topo qui! E poi, perché hai dato al tuo topo il mio nome? Sono libera di chiamare il mio topo come cavolo mi pare! E poi ho pensato che fosse il nome perfetto per lui! Va bene, Moon, continuiamo a cercare il tuo topo! Arrivo! Mandy, Mandy, dove sei? Se vedrò il tuo topo, lo schiaccerò con un piede! Non ci penserò nemmeno due volte! Devi trovarlo prima! Mandy! Mandy! Dove sei? Mandy! Forza, Benz, distruggilo! Ma certo che sì, mia caramellaccia! Abbatterò quel perdente, hai capito bene? Lo abbatterai? Già lo so, ok? Benz, ma non dobbiamo prendere un po' di ritmo? Sentite ragazzi, dobbiamo riscaldarci un pochettino, ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Sì! Buuuu! Accidenti al pelo! Se non è qui tra un dannato minuto è completamente morto! Eccomi, Benz, il vostro fratello è qui. Beh, sapete, bambinelli, spero che vi siate ricordati di indossare un pannolino. Guarda che tu e i tuoi amici avete bisogno di indossare un pannolone. Un pannolone bello resistente, ok? Andiamo, forza. Puoi vedere che Benz ha occhiali e vestiti eleganti, ma sotto i pantaloni indossa pannoloni bianchi. Benz indossa dei pannoloni bianchi. Sicuro se l'è fatta addosso? Benz, davvero indossi un pannolone bianco? Da che scherzi o cosa? Il pannolone mi arriverebbe fino alle caviglie, hai capito? Caro Benz, ti sei vantato di essere duro e coraggioso, ma come un bambino resti confuso e curioso. Ho ricevuto una lettera dal futuro, che sogno strano. Ma sapete, Benz verrà abbandonato oggi, è già scritto nel piano. Memorizzalo ragazzo, con Camille non è uno scherzo. Dopo la battaglia verrai battuto, non è solo un vezzo. So cool. Benz mi sta facendo incavolare, posso colpirlo con la mia maccia? No, tranquillo, lo distruggerò con il mio freestyle. Camille voleva che Benz piangesse come una ragazza. Ma invece piango come un bimbo, perché la tristezza mi attanaglia. Cosa? Cosa? Perdente, che cosa hai fatto? Benz, ma che fai? Ti prendi in giro da solo? Aspetta, ci sarà qualcosa di meglio. Sono il migliore ragazzo del campus e lo sapete tutti, chiaramente. E indosso un pannolino pieno di cacca, ovviamente. Ehi, ma che diamine hai scritto? Ehi, senti, leggi il resto, è davvero una bomba. Benz, potresti spiegarmi che diavolo stai facendo? Aspetta un attimo, caramellina, vedrai, è una bomba. So per certo che Camille è un grandissimo gigante e ammetto di non sapere come combattere. Sì, sono ingenuo, questa è la verità. È per questo che nel pannolino ho fatto la cacca. È la mia fragilità. Che altro dire, Benz? Benvenuto nella squadra dei perdenti! Cosa? Non vogliamo quel babbeo nella squadra! Ma che diamine hai fatto? Prendetelo! Cavoli, umiliato da un ragazzo davanti a tutto il campus! Non pensavo che Benz sarebbe caduto così in basso! Attendo con ansia i vostri commenti, like, iscrizioni e un grande abbraccio! Sì, sì!